Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Non tutte le vittorie sono uguali. Il successo della rimanere del Napoli contro il Perugia ha un peso specifico rilevante. È la terza vittoria consecutiva, l'ottava nelle ultime 10 partite, ma soprattutto consente al Napoli di staccare il Pisa, andare al terzo posto, che varrebbe il diritto a giocare in casa la gara secca dei playoff. Gli azzurrini, a 5 partite dalla fine della regular season, vanno a più 7 su Virtus Entella e Palermo, che inseguono la zona playoff. Al terzo minuto Falasca ferma la corsa di Malasomma con una leggera spinta. Per l'arbitro è troppo poco per concedere il rigore. Al decimo un altro episodio dubbio nell'area del Perugia. Prisco aggancia D'Angelo. L'arbitro lascia correre. Al tredicesimo Bernacci impegna per la prima volta Turi che sul primo palo si rifugia in calcio d'angolo. Il Napoli va in vantaggio al ventitreesimo. Russo verticalizza per Lorusso che libera lo spazio per il tiro e porta in vantaggio gli azzurrini realizzando il suo settimo gol stagionale. Al 32esimo i ragazzi di Tedesco sprecano una grande chance per raddoppiare. Cross di Malasomma, Gambardella stacca tutto solo ma manda il pallone alto sopra la traversa. Il Napoli non raddoppia e tiene la partita in bilico. Al 36esimo Lorusso potrebbe servire pesce e invece va al tiro neutralizzato da Imga. Al 43esimo D'Angelo rischia l'intervento su Licunas. L'arbitro decide di assegnare la punizione perché il fallo inizia fuori area. Perché iniziava fuori. Nella ripresa il Napoli prova subito a raddoppiare. Spunto di Malasomma a destra, cross per Russo che impatta il pallone ma non trova la porta. Nella ripresa le emozioni sono di meno rispetto alla prima frazione di gioco. Incidono il caldo e i ritmi più bassi per la gestione del pallone da parte del Napoli. Al 73esimo il Perugia ha una grande occasione per pareggiare. Ronchi elude la pressione di Gambardella e avanza verso l'area del Napoli. Premia l'arrivo di Papa che spedisce il pallone di poco a lato. All'89esimo il Napoli in contropiede potrebbe chiudere la contesa, ma l'assist di Raggioli per Vilardi è corto e interviene Giattaglia. Al 94esimo Gioielli ruba palla nella metà campo avversaria e serve Vilardi che tenta un dribbling di troppo al momento del tiro e viene fermato da Panaro. Il Napoli non chiude la gara, ma difende l'1-0 fino al fischio finale. È festa grande con i propri tifosi, per gli azzurrini che continueranno il proprio percorso sabato prossimo in trasferta contro il Crotone, ultimo in classifica.